Siamo qui nella foresta amazzonica per portare l'adozione scolastica di Saro Grasso e dell'associazione 104 Orizzontale. Grazie a Saro e ai ragazzi della 104 Orizzontale stiamo consegnando questa stupenda adozione scolastica a questa meravigliosa guardiana della biosfera. Dimmi, quanto segno tienes? 6. E in che grado vas? Primero. Quindi lei ha 6 anni e va in prima elementare. E dimmi, che quiere essere de grande? Dottora. E vuole diventare dottoressa. Per essere dottore tiene che studiare molto, eh? Así que tiene que ser la primera del tuo salone questo anno, sì? Vamos a ver. Dime, sabe cucinare algo? Sì. Se va a venire un día acá Saro o los amigos de la 104 Horizontal, che le vamos a preparare? Che le vas a preparare? Un ricco plato de arroz? Arroz con huevo. Bene, Saro, vieni presto che qui avrai di sicuro un bellissimo piatto di riso con uovo. Bene, dimmi, vuoi salutare e agradecere a tuo padrino Saro? Sì. Che vuoi dirle? Grazie per tutto. Spero che vengas, che mi conosci. Io ti amo molto. Bene, Saro e ragazzi della 104, come vedete è molto emozionata e molto contenta. E teniamo acá la mamma. Come si chiama tua mamma? Vanessa. A ver, Vanessa. La mamma aspetta un bambino, sì, pronto vas a tener un hermanito. Sì? E come si chiama tuo hermanito? Non si sa il nome. Vamos a descubrirlo más adelante. Ok. Bien, signora, quiere salutare usted también Saro Grasso e los amigos della 104 Horizontale? Claro, por supuesto, más bien agradecerle a Saro por los útiles y que no sea la primera vez, ¿no? Que, ya que los niños se inspiran, en esos tiempos quieren ser algo más que nosotros, que no se olvide, ¿no? Que siga apoyándonos y estamos muy agradecidos por acordarse de nosotros, que ya que vivimos en un pueblito medio olvidado, gracias por ello, más bien, y esperamos conocerle pronto. Estamos muy agradecidos y desde ya nuestro cariño va para ellos. Bene, Saro, un saluto dalla foresta amazzonica. Ciao ragazzi della 104. Ciao!